C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre. Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame. Il padre si oppose furiosamente. Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì. Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò. Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa. Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa. Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente! Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa.
questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro. Si può sapere chi sta mangiando la mia casa? Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce. Che cosa pensate di fare? Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina. Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui. Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza. Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta! Poi disse a Gretel. Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no! Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno. Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo! Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile.
vedendo i suoi bambini. Il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.